Italiani, Mario, inutile andare a ricapitolare tutti i giocatori che è in procura con la tua agenzia, solo nel Napoli, Mario Rui, Yusai, Gigi Sepe, insomma stiamo parlando davvero di altissimi profili. Mario, però è vero, la tua attività chiaramente ti fa essere un professionista a 360 gradi, però sei napoletano, ti conosco da tanto tempo, ho questo onore e so che sei tifoso del Napoli e allora non posso che partire, diciamo, dalle corde del cuore, quello che hai visto sabato sera, quello che hai visto domenica pomeriggio, il lunedì mattina il tifoso Mario, come si è svegliato, prima ancora del procuratore Giuffredi? Ma da tifoso deluso e rammaricato perché vedi un sogno svanire che era molto molto vicino. E quindi sicuramente la delusione, l'amarezza è tanta e c'è grande dispiacere perché veramente eravamo a un passo. Ecco, cerchiamo un attimino, Mario, di andare a capire dal tuo punto di vista se ci sono delle cause interne al Napoli e quindi se è mancato qualcosa al Napoli, in questo caso mi appello alla tua grandissima onestà intellettuale, o se pensi che una squadra è normalmente condizionata da quello che può vedere in un'altra partita, perché all'87esimo, nonostante tutto quello che era successo, e in particolare l'arbitraggio di Orsato, ti sentivi un po' campione d'Italia. Subito dopo, in due minuti, si è ribaltato tutto. Ma i giocatori sono esseri umani, hanno anche loro dei sentimenti, hanno anche loro delle emozioni. La partita di sabato è una partita che psicologicamente e moralmente ha ammazzato tutti e credo che abbia ammazzato anche i giocatori dal punto di vista mentale e caratteriale. Perché vedere anche loro un sogno dopo anni di lavoro che sta svanendo perché ci sono altre situazioni, altri fattori, come magari un arbitraggio sbagliato che ti fa perdere tutto, sicuramente moralmente ammazza anche i giocatori e ne hanno risentito nella partita di ieri. Mario, a questo punto ho una domanda bipartita. Una, qual è la tua considerazione se è chiusa definitivamente la lotta a scudetto? E l'altra, basandoti sul quello che è il tuo polso della situazione, quale è? Ecco. Abbiamo però perso, immagino, il collegamento con Mario Giuffredi. Dobbiamo provare a ripristinarlo immediatamente. Nel frattempo vi ricordo che siamo in diretta sulla nostra pagina YouTube, dove davvero ci sono tantissimi tifosi collegati in questo momento. Ci fa molto molto piacere. Allan per il Napoli e il Ciolito per la Fiorentina, rispondendo alla domanda chi è stato il migliore in campo nella partita di ieri, beh, in effetti penso che ci sono pochi dubbi che possa essere così. Ha ragione un amico che si firma T10. A proposito di Allan, facciamolo un ulteriore elogio a questo ragazzo che ieri era un'ira di Dio in campo, era un indemoniato. L'ha fatto Marco perché ha messo in campo tutte quelle che sono le sue doti. Per alcuni tratti della gara stava riuscendo a compensare addirittura l'assenza di un uomo. Intanto però abbiamo di nuovo in collegamento Mario Giuffredi. Mario, ci senti? Sì, mi sento. Perfetto, purtroppo Mario, sono in viaggio e può cadere la linea. Ok, allora brevemente vado avanti con quella che era la mia domanda. Qual è la tua sensazione in merito alla lotta a scudetto, se sia davvero chiusa? E invece dall'altro lato, basandosi anche su quello che è il polso della situazione, secondo te qual è l'atmosfera nello spogliatoio azzurro? Ma professionalmente i giocatori sono tenuti a non dovere fino all'ultimo di crederci. Sì. Poi secondo me le speranze sono ridottissime. Personalmente credo che sia una cosa impossibile che la Juve possa perdere quattro punti nelle prossime tre partite. Mario, si è letto molto negli ultimi tempi di una tua missione inglese con il Chelsea molto interessato a Yusai. Ti chiedo se ci puoi confermare l'interesse del club londinese per il tuo assistito e se dobbiamo iniziare ad immaginare che si possa sviluppare un interesse concreto, tant'è che il Chelsea è disposto a pagare la clausola. Ma Yusai è un giocatore appetito in prendere da diverse squadre, poi ci passa tanto nel capire se un'altra squadra realmente può pagare la clausola oppure no. Essere un giocatore apprezzato è un discorso, ma poi arrivare alla concretezza di pagare 50 milioni per Yusai ci passa tanto.
Ma il Chelsea però ci confermi che è interessato? Ma Isai piace a tante squadre inglesi, almeno a due o tre squadre. Quindi tra quelle di cui si è parlato, Chelsea, Manchester United, immagino, anche il Tottenham. Il top della Premier. Sì, assolutamente. Mario, se ad oggi ti dovessi sbilanciare, pensi che Usai resterà a Napoli anche il prossimo anno oppure no? Ma io preferisco di non parlare di mercato, perché poi sbilanciarmi adesso potrei dire qualche cosa inesatta. Il mercato ti porta a tante situazioni, di magari o di confermi o di cambiamenti, però dirlo adesso è, direi, delle cose inesatte e non me la sento di esprimermi. E sotto questo aspetto ti apprezzo particolarmente. Ti faccio un'ultimissima domanda prima di chiudere: se c'è incertezza sul futuro di Usai, immagino che sul futuro di Mario Rui e di Sepe invece c'è maggiore certezza. Mario Rui dovrebbe restare a Napoli, immagino ce lo potrai confermare, mentre Sepe dovrebbe lasciare la Piazza Azzurra. Ma sicuramente Mario Rui è arrivato da appena un anno, quindi è giusto che lui continui il percorso che ha iniziato appena un anno fa. Poi anche su Mario Rui bisogna vedere chi sarà l'allenatore. L'allenatore, se sarà Sarri sarà un discorso, se arriverà un altro dobbiamo capire se Mario Rui può essere di piacimento all'altro allenatore. Quindi anche su Mario Rui tanto vale il discorso allenatore. Su Sepe posso essere più chiaro e diretto: Sepe deve andare a giocare. Credo che ormai sia finito il suo momento a Napoli, dove ha dato a due anni, è stato a disposizione della società, si è comportato benissimo, ma è giusto che lui adesso vada a dimostrare il proprio valore giocando con continuità. Grassi tornerà a Napoli? Ma anche Grassi è giusto che continui a fare un certo tipo di percorso per poi, se rientrerà a Napoli, dovrà rientrare dalla porta principale. Quindi nella nostra idea è di fargli fare uno step più importante di quello che è stato alla spalla quest'anno. Ma non crediamo che sia la cosa migliore di portarlo subito a Napoli. Ti voglio fare i complimenti per Gabriel, Donnarumma e Veseli, giocatori dell'Empoli che sono sotto la tua tutela. Ecco, esatto, chiaramente, e sono calciatori che sono appena approdati in Serie A. È sicuramente un bel traguardo per una squadra come l'Empoli che sa lavorare molto molto bene. Mario, io ti ringrazio di questo intervento e ti auguro un ottimo